grazie alla sinergia del nostro colonnello Ezio Recite, elemento di spicco locale, il quale è sempre teso dalla nostra popolazione, ha fatto sì che stamattina l'esercito possa sanificare tutti quegli ambienti che sicuramente saranno di rilancio nella fase 2 per l'attività turistica alberghiera, che è questo Palazzo Ico, e poi tutti gli ambienti di aggregazione, quali i saloni parrocchiali e gli uffici, soprattutto ufficio tecnico, ufficio il comune, il palazzo municipale, gli uffici dei servizi sociali, lo stato civile. Quindi diciamo un grande valido supporto alla nostra collettività, non solo in termini di costi energie, ma soprattutto in quello che è la possibilità di poter usufruire questi ambienti significati con urgenza proprio nella fase 2 della riapertura, in cui ci sarà l'accesso al pubblico, in cui ci sarà più visibilità, più vivibilità, più possibilità di, sempre tenendo le debite distanze e gli oggetti per la prevenzione, di potersi aggregare e di tornare a un colloquio sociale che si era perso da tempo. È un'azione fungicida, battericida e virucida, e questo ci permette di azzerare la carica batterica e la carica virale in generale negli ambienti, cosa che con la normale detersione non si riesce a fare, andando a sanificare gli ambienti e rendendoli più salubri da un punto di vista igienico-sanitario.